Miriam? Ti vorrei chiedere qualcosa. Dilda? Anche tu non l'hai più vista? No. È chiaro che non voleva più vedermi. Così non l'ho più cercata. Già, non vuol vedere più nessuno di noi. È strano, vero? Stavamo parlando di lei. La fanciulla era tenera e palpitante come una colomba. Una colomba che nasconde la testa sotto l'ala. Così è la Hilda del diario. E questa è la Hilda di oggi. Anche se vuole sembrare diversa, è tenera come una colomba. E io l'ho spaventata. Eh sì. L'hai proprio spaventata, Kenyon. E giustamente lei se n'è volata via. Miriam, io sono preoccupato per Hilda. Quel suo sogno ricorrente. Cosa c'entra ora il suo sogno ricorrente? Frutta fresca! Frutta fresca! Ecologicamente garantita, dall'albero al consumatore. Disturbo? Vieni, vieni, Donatello. Stavamo parlando di Hilda. Per Kenyon è una cosa importante. Lasciamo perdere che io mi sono innamorato di lei e non sono stato capace di farmi amare. Non è questo. È che io sento una responsabilità, una paura. Paura? Io so che quel suo sogno non era casuale. È stato quel sogno a far scattare tutto. Quella sera, quando l'ha raccontato, era come se Hilda leggesse una pagina di quel diario. Lo so, Donatello, che non dovrei parlarne più, ma è impossibile. E a questo punto sarebbe imperdonabile. Hilda viveva in quel sogno una realtà accaduta secoli fa. Ed è stato quel suo racconto, che lei chiamava sogno, la prima tessera del mosaico. Ma era un sogno. Hilda non ne sapeva niente di quel diario. Appunto. Ma non capisci che è proprio questo. Vorrei che tu lo ricostruissi, Kenyon. Quale? Il sogno di Hilda o la storia del diario? Le due cose sono identiche. Bisogna che tu mi racconti tutto, ancora, in ogni dettaglio. Nel Settecento, in un antico e nobile